I diritti umani ci appartengono all'umanità. E quando capiremo questo, avremo fatto un grande balzo quantico. Perché i diritti, e io ne so qualcosa, avevo contro la mia famiglia, avevo contro mio padre, avevo contro tutta la società, avevo contro addirittura al Parco Lambro, quando mi sono esibito nel 75, avevo contro anche i gruppi di sinistra, lotta continua, erano contro perché dicevano che l'omosessualità era un vizio piccolo borghese. Pensate la lotta che abbiamo dovuto fare per superare tutte queste cose. Amici di Radio Sanremo, ancora una volta in compagnia di Ivan Cattaneo, questa volta a Chiavari ci incontriamo. Ciao Ivan. Chiavari, con un'altra funzione che è quella un po' di disturbatore, diciamo, di contrasto con un personaggio un po' discutibile che è Pillon, insomma, che non conosco, però conosco per le cose che lui ha detto, che non mi stanno per niente bene. Quindi sarà tutto da vedere, insomma. Poi ci sono gruppi che contrasteranno probabilmente e ce ne sarà anche motivo, ahimè, quindi. Però l'importante è lasciarlo parlare, perché così capiamo non tanto lui, che sappiamo chi è, ma tutti quelli che si nascondono dietro lui, quelli che lui rappresenta, che sono bene o male dei nemici da combattere, o perlomeno da far capire, da spiegarsi democraticamente, sempre, senza fuggire, parlando, ma parlando, discutendo, finché laddove è possibile. Poi se è proprio impossibile, che questi sono tremendi, beh, allora no, allora... C'è un po' di atmosfera alla Parco Lambro, è un pochino. Oh mamma, no, mi ha chiesto prima il mio amico, mi ha detto: ma hai mai vissuto delle cose così? Molto, molto peggio. Questa è, il Parco Lambro era roba leggera, questa. Con Mario Mieli, era una cosa imparagonabile, ecco. Cioè era una, vabbè, era anche, c'erano 100.000 persone, era tutta una cosa, erano altri anni, era un altro anni mondo di contestazione, Brigate Rosse, questo e l'altro, insomma, era è una cosa molto 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 più dura ancora. Però devo dire che chi vuole protestare può protestare, lo deve fare anche, insomma, mi sembra anche giusto. Certo. Mi sembra giusto esprimere le proprie idee, però sentire sempre il nemico che cosa ha da dire. È come quando hai una malattia, allora devi ascoltare la tua malattia, sapere chi c'è dall'altra parte, il nemico da combattere. Se tu metti un colpo di spugna, eccetera, così non succederà mai nulla, anzi diventa proprio a sua volta diventa un far tacere, ma non guarire la cosa, per cui questi saranno sempre delle persone che sotto sotto trameranno contro di noi gay. Quindi ancora una volta su questo palco per lottare contro i diritti, e noi saremo in prima fila. Grazie. Per lottare contro i diritti. Ti aspetto, una buona clac. È vero? Ok. Ascolta Ivan, parlando di musica, finendo questo nostro incontro parlando di musica, perché non possiamo non parlare di musica, nella nostra prima intervista, se voi andate a spulciare nel canale troverete una lunga intervista fatta con Ivan un po' di anni fa, a Sanremo, dove si parlava degli esordi, dove si parlava di Nanni Ricordi, del disco dell'Angoscia, e eravamo arrivati alla Zebra Poix. Poi ti ho detto, poi riprenderemo l'intervista più avanti, sono passati 4-5 anni. Però diciamo che tutto quello che tu hai fatto, dalla Zebra in poi, è stato un po' un'altalena, no? Anzi, sei riuscito a sfuggire a quelle regole discografiche che ti volevano soltanto artista da revival, per riproporre anche la tua musica, le tue cose, fino all'ultimo lavoro in studio. Io vorrei sfuggire al tempo, all'età, in me, perché sono 70. Ma tu te la cavi, ma te la cavi, te la cavi bene. Sfuggire a quello, quella è la cosa principale. Poi il resto sono percorsi di vita, palestre, cose musicali, eccetera. Nel frattempo il mondo è cambiato, molto cambiato, in meglio anche, quindi ci sono tante cose molto buone, altre meno, insomma, anche nella musica. Beh, però per ora nella musica io vedo solo delle ripetizioni, dei déjà vu, cioè i vari Achille Lauro, Rosa Chemical, cioè su tutte persone che comunque... Sai come dicono a Genova?
è Musadetu. Abbiamo già dato, è vero, è anche preso. Comunque, Luna Presente, che cosa ci ha regalato delle novità, ma che cosa ci sarà? Luna Presente, cosa hai detto? Dopo Luna Presente. Dopo Luna Presente è stato un grande disco, che molti non ce ne sono accorti, però è stato il disco che ha lanciato, bene o male, è stata la prima prova d'arrangiamento di Dardust, che oggi è quello, il re Mida della musica. A tutti, da Mahmood a Madame, a tutti quanti. E lui ha fatto i suoi primi arrangiamenti proprio con quel disco. Poi ci sono state altre storie. Io non faccio molti dischi perché forse faccio male, però non va bene fare troppi dischi. Quando li faccio però sono veramente belli. Ecco, quindi questa è la cosa. Non è fare i dischi tanto per farli, ma perché ne vale la pena, perché c'è qualcosa che ho qualcosa da dire. Se non ho niente da dire, non faccio niente. Beh, ma tu fai anche delle mostre. È una mia onestà musicale, intellettuale, chiama come vuoi. Ti stai esprimendo tantissimo con i quadri ultimamente. Con lo hai sempre fatto. La pittura, tutto. Ma con le mostre sì. Ti abbiamo visto un po' in giro. Da Prato, no? Che c'è stato l'inizio, se non sbaglio, del nuovo corso fino alle ultime tue performance. Ma io vorrei un po' d'acqua però, perché ecco, mi vai a prendere l'acqua per favore? Ivan, allora niente, noi ti auguriamo un viaggio meraviglioso ovviamente, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda l'arte in generale. Più che altro tornare a Milano con la coda che ho visto all'andata. C'è un casino. È l'unico viaggio, incredibile. È l'unico viaggio che mi preoccupa in questo momento. Sai, io sono molto pragmatico, vivo al momento. È l'unica preoccupazione il viaggio di ritorno. Dai, ti aspettiamo comunque in Liguria. Grazie a voi, certo, spero. Ma ci sono... No, ma ci sei, in calendario da qualche parte. Il 15 sono allo Sporting Club di Genova, venite a vedermi. Quindi? Il 15 giugno. Ok, ottimo. A prestissimo allora. Grazie Ivan. Ciao. Grazie a te. Siete all'ascolto di Radio Sanremo. Quando al Gay Pride tiri fuori la Madonna vestita da trasmi, cazzo, capito? Ecco qua il problema, ecco qua dov'è la differenza, che io non vengo a provocarti, non vengo sotto le tue finestre a sbandierare non lo so che cosa, l'eterosessualità o la non so che, è tutto qui. Un bacio, in bocca, sapete, lui sostanzialmente è qui a vendere il suo libro. Scusa, ma guardiamolo, questa sarebbe il rispetto? Questo sarebbe rispetto. Come? Se io ti porto una donna qua e ti faccio baciare, tu sei contento? Ciao a tutti! Ciao e grazie.